saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 su un nuovo gioco, Man of War. Bene, oggi volevo affrontare la campagna con l'Unione Sovietica, visto che molti mi chiedevano su compagno Virus, fai il primo impiego con l'Unione Sovietica, eh? Quindi ho deciso di fare un paio di mezzo di solo quella di Smolensk come partita, che durano davvero tanto qui le partite di campagna, che ce ne sono davvero tanto. Königsberg, è la mia città preferita. Vabbè, poi vedremo quanto durerà, ma di sicuro durerà più di 2 o 3 episodi questa partita. Perché non una partita multiplayer? Perché io e altri ragazzi, che ringrazio per avermi iniziato a questo gioco, dei ragazzi mi hanno iniziato a... mi hanno fatto conoscere una mod che si chiama GSM, German Soldier Mod per Man of War, che aumenta la profondità del gioco. Se già questo è un gioco profondo, quella mod la aumenta tipo del 200.000%, quindi sarà davvero un giocone. Purtroppo non ho avuto modo di giocare molto all'1, ma ci ho fatto le mie belle partite anche su quello, però sempre versione base. Quindi loro più che altro, perché io sono proprio una recluta, sono uno che non sa nulla, stanno aspettando l'uscita di questa mod, che dovrebbe venire con la prossima patch. Stiamo giocando con la beta tipo del gioco, perché è più fluida. Naturalmente questo gioco è ottimizzato malissimo, manca proprio di ottimizzazione, soprattutto in multiplayer, perché in singolo ancora si può giocare. Detto questo, attacchiamo Smolensk, Unione Sovietica contro tedeschi. Quindi ci vediamo sul campo di battaglia. Ok, eccoci qua. Hi comrades! Vedete, questa è la grafica di Man of War, che non è niente male. Peccato che in un multiplayer è ottimizzato con il culo. Our troops are engaged in an offensive action all along the Dnieper River. Nord. Our objective is to cross the river and advance into the city of Smolensk. Lead the way, comrade. Ok, questo è il fiume Dnieper. Dobbiamo attaccare fino a Smolensk. Allora, prima cosa, osserviamo un attimo il campo di battaglia. Ok, loro sono trincerati in queste posizioni. Quindi, allora, queste sono le squadre che ci danno. Allora, io chiamerei un mortaio. Naturalmente, non lasciatemi ingannare, ve lo dico subito appena inizia la partita. To enable our heavy armor to move forward, we must overrun their positions between the bridges. Vabbè. Ok, questo lo mettiamo un attimo qua. Ok, piazziamo i nostri bei soldatucoli all'interno della trincea, va? Iniziamo un po' di fuori bombardamento. No, vedi, sbaglio sempre a selezionare i soldatucoli. Vai lì. Vai, tu ti metti qui. E questi tre li mandiamo all'assalto. Iniziamo con un assalto. Questo gioco è assolutamente quello che è più opposto non c'è di Company of Heroes. Si può fare qualsiasi cosa. Oh, ci sparano. Giù. Stai giù. Avanzate fino a lì. Bravi, andate. Poi abbiamo chiamato il mortaio. Adesso chiameremo un'altra squadra di fanteria. La mettiamo qua perché dobbiamo conquistare questi due punti. La prima linea. Io inizierei da questo, che è più vicino. Questo fiume fa un casino dell'accidente. Guardate che figo che nuotano anche, cioè questa è la profondità di questo gioco. Se vuoi che attraversino basso e nuotano, non possono camminare sull'acqua. Se invece dai lo spara. Ok, la squadra, eccola qua. Venite qua. Allora, selezioniamo già tutti i fucilieri. La prima è la squadra d'assalto, va? Dammi tutte le squadre d'assalto, venite qua. Qua in mezzo ci dovrebbe essere un medico, eccolo qua. Vai lì. Queste quindi sono le squadroni con i Mosin. Allora, fate che venire lì, va? Ok. Ci dovrebbe essere anche una mitragliatrice. Allora, c'è questo tizio qua che lo voglio qua. Questo tizio che lo mettiamo qua perché è una cosa. Ok, adesso iniziamo a fare un po' di postazioni difensive su questo lato del fiume. Attenzione, mi sono... No, tu! Ok, metti qua una bella posizione difensiva. Ok, beh, là sono passati dal fiume. Cazzo. Ritirati. Ok, no, devi ritirarti. Abbiamo fatto una cazzata. Ok, squadrone d'assalto qui. Basta. Bassi, no, giù, andate lì. Ok,
Anche qua dobbiamo assolutamente fare le impostazioni difensive. Le fai qua. La fai qua. Perché ci stanno coprendo. Chiamiamo una MG d'appoggio per bloccare la possibile, perché comunque il nemico va attacca. E ve lo dico, io ho fatto tutta la campagna con i tedeschi e quella con il Commonwealth. E fidatevi che i vostri nemici vi attaccheranno, anche se siete in campagna. E qua è importante fare le funzioni di pressione, devo assolutamente abbassare l'audio, opzioni audio, in effetti abbassiamoli un po'. Ok, applica, se no era davvero troppo alto. Ok, anche tu, no, tu cosa sei? Tu sei il doctor, il doctor qua, sì. Ok, tu vai lì, ne fai un'altra. Ok, la LMG è arrivata, la piazziamo qua per bloccare la possibile avanzata su questo lato che stiamo trascurando. Ok, dobbiamo provare ad avanzare. Ok, rogina secondo. Allora la nostra MG adesso la piazziamo qua, facciamo avanzare di veloce. Vai, corri, corri. MG devi stare qua. Tu sei troppo distante, vai lì. A breve proveremo l'offensiva. Anche tu vai a mettere una sacca di sabbia, la mettiamo qua, vai. Funzioni difensive, copriamo questo film, è perfetto. Ok, abbiamo un po' di manodopera, manpower. Naturalmente nel gioco base ci sono molte più unità, considerate anche questo. Ok, squadrone d'assalto. Ok, vai, cerchiamo di assaltare. Tu avanzi fino a qua con la copertura di questa MG. Devo assolutamente coprire, il mortaio deve dare fuoco di copertura. Scusate un secondo solo. Ok, ecco, riprendiamo il nostro assalto. Il nostro mortaio sta coprendo questa zona. Ok, qui è arrivata la nostra squadra. Quasi tutto l'assalto lo mandiamo in avanti in questa zona qua. I nostri fucilieri, no, voglio il mitagliatore. La nostra mitagliatrice dove è finita? Sei qui. Ti fai una bella sacca di sabbia e la metti qua. Poi postati giù, perché sennò qua. E il comandante, il comandante. Comandante! Mortaio, basta bombardare lì perché se no non sa più dare. Ok, anche tu rush qua, adesso facciamo un bel rush. Vediamo una sola squadra. Adesso incomincia a bombardare questa zona. Anzi, bombarda qua. Ok, abbiamo conquistato la prima postazione nemica. Prendiamo la mia mitagliatrice, no, io non sono soldatuccoli. Allora, qui siamo in problema di selezione. Medico via, lo teniamo alle retro via. Questi soldatuccoli li mettiamo, facciamo avanzare fino a qua. E questo squadrone lo facciamo avanzare qua, insieme a anche a questi che avanzeranno qua. Ok, perfetto. Adesso questa MG la dobbiamo far avanzare qua, su questo fronte. Tu
Vai a prendere questo MG. E anche tu vai a prendere questo, assolutamente. Poi abbiamo la guardia. Cosa abbiamo sbloccato con questo? Blindato abbiamo sbloccato. Il DA11, che sinceramente non conosco. Questo qui già munizioni. Allora no, chiamiamo. Abbiamo 300 posti da bloccare, ovviamente 100. Fanteria 350, ok, perfetto, un bel Wagen, fierissima. Ok, perfetto. Riformiamo dei gruppi d'assalto, li portiamo qua. Il medico lo facciamo avanzare in questo territorio. Anche l'MG la farei avanzare un pelo. La metterei qua. Ma così. Tu vai qua. Questi squadroni li farei avanzare su questo territorio. Anche questo vai qua. Perfetto. Oh, questi sono sotto il fuoco del mio mortaio. Se sei prova a bombardarmi di sì, 96 metri a voglia. Ok, questo punto è ben difeso, dobbiamo attaccare quest'altro di qua. Fondamentalmente. Allora, perché tu stai così giù? Fondamentalmente provate a far così, tu avanzi a qui. MG, spara! Ce l'hai, non le munizioni, sì, ne ho ancora 1000. Spara! Medico, avanza fino a qua. Ok, lancio anche le granate da solo, ma grande. Ok, anche voi andate qui, provateci. Chiamerei una squadra anticarro, perché abbiamo detto che chiamano comunque. Anzi no, chiamerei la guardia rossa a sto punto. Guardia rossa qui, fiera. Ok, va, le MG che fanno un po' di soppressione. Questi sono tutti appiccicati. No, non tutti. Aia, questo muore. Ah, giù, sta giù. Allora, tu vieni qua. Ok. Proviamo a far avanzare questi e l'altro gruppo d'assalto. Che dov'è? Non ci sono più assalti qua. No, sono tutti fucilieri. Vabbè, te fucilieri. Vai qua. Veloce. Vai. La guardia rossa che arriva con l'M5 anche. Che è molto bene. Volta Brigini, atterraggina. Voi dove cazzo state guardando? Dovete guardare di là. Atterraggina, questo si buttano come se fosse livello difficoltà intermedio, avanzato, non è troppo difficile. Ok, voi dovete scendere ancora. L'MG la mettiamo qua. Madonna quanta gente che c'è qua. Allora tu qua. No, però il mortaio non è. Mortaio mira qui qua. Allora qui selezioniamo i gruppi d'assalto, vai qui. Qui e qui. Ok, perfetto. No, tu sei l'MG. Sono MG in questo gioco, in questa squadra, perfetto. Perché tutti questi sono gruppi d'assalto. Li mandiamo giù. Avanzate. Ok, bisogna sempre controllare che non ci siano. Cannoni anticarro. Ok, il prossimo cosa che chiameremo sarà. Ok, stiamo conquistando questo punto, voi avanzate fino a qua, va? Cazzo, dobbiamo far avanzare la nostra MG. Giù. Cazzo, qua ho fatto la cazzata. Dentro le trincee. Ok, l'MG dovrebbe darci copertura qua, perfetto.
la calibro 50 sta sparando, ci sta prendendo le porte molto bene. Tu devi stare giù però. Questi due MG ci stanno coprendo, però qua c'era un nodo assalto che serviva. Comunque abbiamo preso la prima linea, adesso direi di puntare a questo obiettivo qua. Spostiamo l'M5 in questa direzione, passa davanti a tutto il campo di battaglia. Facendo la situazione. Allora, tu se riesci vai a prendere questa MG perché mi serve, anche tu che non hai munizioni, va? Ma poi tu sei un assalto, mi serve, tu che sei un soldatino di merda, vai qua. E tu è meglio se ti posizioni meglio perché... Ok, no, piazzati bene. Ok, questo sta sparando come se non ci fosse un domani, molto bene. Questa MG ne abbiamo bisogno in questa zona, vai. Medico, avanzi qua. E tu non hai bisogno di munizioni. Noi aspetterei il T-34 per avanzare. Quindi nel prossimo episodio prenderemo il T-34-76, lo stesso di pompa di Oblezzo. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate e un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!